Ciao a tutti. Oggi voglio parlarvi di un'intervista toccante che ha coinvolto la showgirl Lori Del Santo. Durante la trasmissione Domenica In, Lori ha raccontato la sua storia partendo da un'infanzia difficile fino al dolore più grande che si possa provare: la perdita di 3 figli. Lori ha vissuto il dolore di perdere 3 figli in modo prematuro. Il primo è morto poche settimane dopo la nascita. Il secondo è precipitato da un grattacielo a soli 5 anni nel 1991 e il terzo è morto suicida a soli 19 anni nel 2018. Un dolore atroce e innaturale che solo chi lo ha vissuto può davvero comprendere. Durante l'intervista, Lori ha parlato con tranquillità e profondità del suo dolore. Ha raccontato che si è sentita come se fosse stesa per terra, incapace di rialzarsi. Ma poi ha trovato la forza di alzarsi, perché sapeva di poterlo fare. Lori ha anche parlato della mancanza di supporto da parte della sua famiglia durante questi momenti così difficili. Ha detto che non ha ricevuto aiuto da loro e che, forse, è stato meglio così perché non l'avrebbero capita. Addirittura, qualcuno l'ha accusata di essere in qualche modo colpevole della morte di uno dei suoi figli, dicendo che non gli aveva dato un'educazione adeguata. Ma Lori ha ribadito che i problemi psichici del figlio erano una malattia genetica, e non potevano essere risolti con un succo d'arancia. In conclusione, possiamo solo immaginare il dolore e la sofferenza che Lori Del Santo ha vissuto. Ma la sua capacità di rialzarsi e andare avanti non può che ispirarci. La forza e la determinazione di una madre che ha affrontato il peggio che la vita potesse riservarle, e che ha trovato la forza di andare avanti nonostante tutto. Lori Del Santo è un esempio di resilienza e coraggio che tutti noi dovremmo prendere come modello.